queste righe, proprio in questo preciso momento, donne, vecchie, thank you.
La bambola questa mi trovava su nuove fenomeno con zoom più o meno sono gli effetti da regista, non sono stato più da vita problema. Non lo vogliamo, siamo stazi fino a la gola a declare per mia pronuncia, certo. Per mia... tu dimmi quando possiamo partire. Allora, qui ci troviamo insieme a Tina, che è responsabile della Croce Rossa di Pola e che coordina gli aiuti per i profughi. E ci siamo incontrati oggi dopo aver scaricato un po' di pacchi. Non abbiamo portato molto, però penso che sia possibile tornare ancora. Chiediamo di che cosa anzitutto hanno bisogno e poi qual è la situazione attuale in questa regione. Non siamo in prima linea, ma avete molti profughi qui a Pola. Può dirci qualcosa? Prima di tutto chiedo scusa perché io parlo, la lingua italiana parlo male, malamente, non ho studiato mai e chiedo scusa agli ascoltatori. E non possiamo dire che non avete portato molto, è già seconda volta che ci incontriamo in breve tempo. E voi avete portato molto, avete portato i vostri grandi cuori, non solo aiuto materiale, però anche... Questo è molto importante per noi, questi grandi cuori. Tutti gli italiani in questi ultimi tempi hanno mostrato una grande amicizia, un valore, non posso esprimermi bene. E vi ringrazio, voi in Cadore, ringrazio a tutti che avete visitato noi e che avete portato aiuto. Che cosa abbiamo necessità? Noi abbiamo a Pola 7.300 quasi, è una cifra che cambia, è gente che vuole tornare a case proprie e gente che viene. Era un tempo quando venivano molti in un giorno, adesso questo si è un po' calmato. Però noi non vediamo fine di questa brutta guerra che ha sottomesso tutta la Croazia, tutta la gente croata, guerra che per noi ancora, noi in Istria siamo in pace e non possiamo
credere, non possiamo guardare questa brutalità. Ci sono i mesi che viviamo con gente che viene, sono i mesi che sentiamo le sue tragedie, guardiamo le lacrime e siamo commossi, commossi, e viviamo con questa gente. Come li aiutiamo? Li aiutiamo in modo in che possiamo aiutarli. Proviamo di dare non solo un aiuto materiale, non solo il mangiare, il cibo, le coperte. Proviamo a dare anche dare il suo cuore, la sua amicizia, calore, perché loro hanno perso tutto, hanno perso molto. Più grave che molti hanno perso sui padri, figli, fratelli, e sono molti, molti, molto tristi. E noi proviamo in tutti i modi a aiutarli. Ecco, mi sembra, Tina, che i bambini che abbiamo visto qui sono molto in compagnia della loro mamma, mentre i loro padri sono ancora forse in zona di guerra e forse stanno combattendo. Come vivete tutti questa attesa? Come vivono i bambini e le loro mamme? Vivono ora per ora, guardano televisione, aspettano un miglioramento, aspettano il pace più di tutto. E sperano di rivedere i suoi vicini. Un giorno abbiamo domandato a un piccolo: che cosa ti manca? Proprio erano i vostri italiani cari, devo dire cari perché siete carissimi. Che cosa ti manca? E una piccola dice: mi manca il mio Dubrovnik. E un piccolo dice: non mi manca niente, mi manca solo il mio papà. Voglio il mio papà, niente altro non mi manca. Allora c'è mancanza di affetto dei genitori, di amore del suo papà, di suo papà, di sua mamma, o in mancanza ancora più di tutto di quelli che sono morti, che sono in ospedali, forse sono restati invalidi, ciechi, senza gambe, senza le mani, eccetera. Ecco, qui da dove vengono soprattutto i profughi che avete ospitato voi? Vengono da tutti i fronti o c'è qualche zona in particolare? Prima i profughi erano di Slavonia e dopo venivano da tutte le parti, perché l'Istria, grazie a Dio, è restata ancora in pace. È l'unico posto, possiamo dire che l'unico posto è che Fiume e Pola sono le città, diciamo, più grandi che sono ancora intatte. L'Istria è un poco bombardata in un posto, Nord Istria, però non è tanto e speriamo che non ci continua. Vorreste dire qualcosa ai nostri amici italiani che stanno vedendo queste riprese, che ascoltano? Lanciare un messaggio, dire qualche cosa? Perché comprendono. Da noi c'è molta confusione, perché l'informazione è stata fatta, sì, ma in modo forse parziale, e dal punto di vista politico non c'è una decisione chiara su cosa fare in futuro, almeno fino a questo momento. Vorreste dire qualcosa? Mi dispiace che non posso esprimermi bene. Questo mi dispiace più di tutto, perché quello che dico non so se sarà abbastanza chiaro. Noi aspettiamo pace, ho già detto. La gente, la Croazia è attaccata. Noi combattiamo, noi siamo in difesa. Ho detto bene? Eh sì. Vogliamo soltanto il pace. Noi siamo pronti a perdonare tutti che hanno fatto male, che hanno fatto troppo male per noi. Vogliamo che l'Europa capisce il nostro patimento, il patimento del nostro popolo, che non guarda solo il denaro, solo la politica, che è sempre legata con questo denaro. Che l'Europa, che gente vede le nostre vittime, vittime del nostro popolo. E no, il popolo croato prega il Dio, voi avete visto, adesso era il Natale. La più grande festa per noi croati era sempre. Per Natale noi siamo molto, molto legati, perché è una festa di famiglia dei croati. E lei era sempre e ancora adesso. E tanta gente, le chiese erano piene, perché abbiamo bisogno di pregare aiuto da gente, da Dio, da tutti. Il Natale allora è stato festeggiato anche nelle chiese. Abbiamo sentito dire che in molte città è stata proibita la messa di mezzanotte per evitare che le chiese diventassero bersaglio dei colpi dell'Armata Federale. Sì. Invece avete detto che sono state frequentate le chiese in quella notte. Non era posto nelle chiese.
dovevamo essere fuori, quelli che non sono venuti in tempo erano fuori, non era abbastanza posto. Possono combattere noi, possono uccidere gente, ma non possono uccidere il nostro spirito. Da noi qualcuno ha detto, si tratta forse anche di una guerra di religione, perché ci sono serbi ortodossi contro croati cattolici. Noi non crediamo che si tratti di una guerra di religione, i motivi sono forse più propriamente politici. Non so se puoi dirci qualcosa su questo. Non so se sono persona adatta per parlare di questi problemi per politica. Non è bello dire che la guerra tra le due religioni, perché noi siamo cristiani, come che anche sono serbi, sono cristiani. Tutte e due nazioni siamo cristiani. È una guerra tra, come si dice, quello che è restato da un sistema, da un comunismo, il comunista, da un sistema che vuole ancora, non so, comandare. Non è una politica buona neanche per il popolo serbo, perché io sono convinta che il popolo serbo è la vittima di questa politica. E il popolo serbo è misto, e sono estremisti che fanno molte brutte cose, però in gran parte sono vittime come noi, come anche noi, un po' di meno perché non sono trattati in questo modo come noi, però in futuro saranno vittime. Ecco, vogliamo anche aggiungere questo, che in Italia la Caritas si occupa della situazione di questi popoli e non ha nessuna preclusione, quindi se ci sono necessità aiuta certamente tutti, croati, serbi. Ora la situazione riguarda anzitutto la Croazia, perché viviamo in zone di guerra e i profughi sono anzitutto croati, ma tutto quello che è possibile fare la Caritas italiana cerca di farlo. Anche noi nel nostro piccolo ci impegneremo ancora di più in futuro e rimarremo in contatto per ogni vostro bisogno particolare. E penso che possiamo dare così un saluto a tutti i nostri amici croati che vivono questa sofferenza, con la nostra amicizia, la nostra solidarietà e anche la nostra preghiera per quelli che credono in questo. E se posso concludere con un augurio proprio, Sretna Nova Godina, un buon nuovo anno, un anno di pace per voi tutti, sarebbe un segno di pace per tutto il mondo. Noi possiamo dire solo un grande grazie infinita, grazie infinita. Va bene, arrivederci. No? Ecco, siamo nella sede della Caritas di Pola e qui con noi è uno dei collaboratori del direttore della Caritas, Beppo. Ci dirà come funziona la Caritas qui a Pola, come è organizzata e anche qualcosa su questo ufficio, sul lavoro dei volontari. Grazie, Beppo. Questo ufficio è praticamente un container che ci hanno regalato buona gente, una ditta qui da Pola. Ci hanno regalato anche il telefono, la posta, no? Poi i nostri amici da Germania ci hanno regalato questo fax e così dobbiamo in volo organizzarci e proviamo di risolvere tutti i problemi che sono accaduti tutti in una volta. Ci manca forse qualche persona, una persona al minimo che potrebbe essere qui tutto il tempo, non soltanto ai lavoratori, ai quelli che vengono volontari. Perché fino adesso noi non abbiamo abbastanza esperienza e ci vorrebbe una persona esperta che sarebbe qui tutto il giorno. Questo ci manca, forse il prossimo sarà anche questa. E la gente quando viene, parliamo della gente che è qui presso le famiglie, e sono più di 3.000 persone istituite dalle famiglie qui a Pola solo. Noi abbiamo, loro hanno un cartone come profughi del nostro servizio sociale, e quando vengono col suo cartone noi li apriamo qui un cartoncino personale, e hanno anche cioè della famiglia, e qui si scrive data quando viene, ogni 7 giorni, ogni 10 giorni vengono qui. Qui scriviamo cibo o non so quello che abbiamo dato, si scrive la data e un sottoscritto chi ha dato, e poi vanno avanti in un nostro qui abbiamo oltre i magazzini dove si raccoglie la merce, abbiamo qui un piccolo
portativo, non so come si direbbe, un piccolo magazzino, e quando viene iscritto il cartone si va lì di prendersi quello che abbiamo a disposizione in quel momento. E così ogni 10 giorni, se qualcuno viene per roba, per esempio, c'è un deposito centrale, la roba viene dai nostri volontari anche lì tutta dismistata, e la gente si sceglie quello che ha bisogno. Quello abbiamo assieme col Croce Rossa, e c'è la gente così anche, cioè la Croce Rossa è organizzata anche pressappoco come noi, loro hanno anche i suoi volontari e la gente che lavora. Ecco, adesso possiamo andare in nostro qui magazzino per vedere quello che abbiamo, che è da quello diamo alla gente quando vengono qui. Ecco, no? Alla Caritas o altri enti di soccorso, arriva veramente alla gente che ha bisogno. Quello che tu dici, Beppo, ci conforta, perché noi vediamo che questo lavoro va direttamente alle famiglie, direttamente alle persone che hanno bisogno, sono registrate, ciascuna nominativamente riceve quello che gli serve. Qualche volta abbiamo anche dei problemi con certa gente, quando viene vogliono dare direttamente, regalare e magari fare così ai bambini, non so. Io so quello che dà, vuole vedere l'effetto. Però non sarebbe possibile con tanta gente, perché non è una, non è un, soltanto un albergo o non so, un posto dove sono 100 bambini, sono 7.000 persone che bisogna nutrire e assistere. E se si viene con un carico direttamente in un albergo, allora diventa un po', perché la gente, sapete, qualche volta anche in sua povertà è anche riservata, alcuni sono riservati, gli altri invece possono essere anche egoisti magari, invidono quelli, hanno dato un po' più a noi, un po' di meno, e così noi risolviamo, così che centralizziamo, si centralizza tutto e si bada a tutto, e poi si fanno anche un po' di riserve, si può dire, per non rimanere tutto in un tratto senza, ecco. Così si pensa anche al domani, non solo ad oggi. E così abbiamo organizzato, e poi le quantità, quando viene la merce non so, che non è adatta per le famiglie, allora aiutiamo anche gli alberghi, la gente che è in alberghi. Gli alberghi sono un po' finanziati col nostro ministero, però lo sapete, il nostro Stato che appena nasce non ha tanto soldi, così anche noi siamo come Croce Rossa e altri, quelli che aiutano anche quella gente che è in albergo, così facciamo il nostro meglio, che tutti hanno il suo, almeno quello il minimo. Ancora un problema, la Caritas di Pola è coordinata con la Caritas di Zagabria, con la Caritas croata in generale? Siete in collegamento? Noi siamo collegati, però il bisogno è dappertutto grande, e noi qui abbiamo i contatti regionali più che altro, con la Caritas Vescovile qui in Istria, però come ho detto al principio, tutto questo è in volo, si organizza. Noi se abbiamo più di più qualche cosa che non ci serve, allora si fa coordinamento con gli altri Caritas, o anche se per esempio adesso, non so, quando viene con le navi qualcosa per Caritas di Zagabria, e sarebbe costerebbe troppo di portare, non so, in Croazia interno, allora loro dicono prendete voi questo e smistate voi. Ecco. Così si fa coordinamento, però non è ideale ancora, tutto nasce praticamente. Allora possiamo ringraziare per la testimonianza e augurare buon lavoro e un buon nuovo anno, eh? Ma se devi dire qualcosa, sì, di ancora. Sì, io voglio ringraziare a tutti voi personalmente, a tutti quelli che non possono venire e quelli che da giorno in giorno fanno i sforzi, sprecano il suo tempo, il denaro magari per nostra gente. Noi facciamo anche qui il nostro meglio, il nostro tempo, il denaro purtroppo non abbiamo, perché diventiamo anche noi che non siamo rimasti senza le case, diventiamo però poveri, si può dire poveri per denaro, no? Penso. Noi non siamo poveri del spirito, di voglia di aiutare, e questo ci conforta che fate voi tutti, specialmente Italia, devo dire però anche Austria, Germania, anche la Svizzera,
e anche la Francia. Poi ci sono anche gli altri, però questi paesi che ho nominato vengono ogni giorno qua praticamente di trovarci, e questo ci consola e ci conforta. E grazie. Allora, buon anno, serata nuova godina per voi tutti. Anche a voi tutti, grazie.